dal Teatro Politeama è in scena non si sa come, tratto dal romanzo di Pirandello, intervista al regista Federico Tiezzi. Federico Tiezzi, attore, regista di teatro, porterà qua a Viareggio il 12 febbraio un'opera di Pirandello. Ce ne vuole parlare? Il testo si chiama Non si sa come, è il penultimo testo di Luigi Pirandello, scritto nel 1934, l'anno in cui prende il premio Nobel. Il testo viene scritto a Castiglioncello e questo è anche uno dei tanti motivi per i quali ho deciso di metterlo in scena, perché la lingua nella quale questo testo è scritto è una lingua per noi toscani molto, molto toccante, molto affascinante. Questo testo parla dell'esclusione dal gruppo sociale di un uomo che ama, in un momento di passione assoluta, ama la moglie del proprio fraterno amico. Tutto il dramma si svolge intorno a questo argomento e sul fatto che questo delitto è un delitto innocente, è un delitto avvenuto non si sa come, in un'assenza della coscienza e quindi in un'assenza della responsabilità. Solo che questo protagonista, preso da un forte senso di colpa, infine confessa all'amico quello che ha fatto e l'amico lo ammazza. Anche questo è umano. Non si sa come è un testo tra quelli di Pirandello e forse tra i meno conosciuti. Noi ci troviamo nell'aula magna del Liceo Classico, dove ha appena presentato il suo spettacolo, e volevo chiederle se lei ha pensato, nel mentre che preparava questo spettacolo, alla congiunzione tra Pirandello e i giovani. E dato che questo appunto è un testo tra i meno conosciuti, se ha pensato appunto quale potesse essere l'impatto sui giovani. Beh, certo, ci ho dovuto pensare, anche perché i giovani, cioè le persone che hanno un'età inferiore ai 30 anni, sono gli interlocutori privilegiati del teatro, dello spettacolo in genere. Vediamo la passione attraverso la quale un giovane segue per esempio i gruppi musicali o segue la musica o la danza. Ecco, mi piacerebbe molto che con la stessa passione potesse essere seguito il teatro. Questo testo di Pirandello, per di più, è molto forte perché parla del corpo e della possibilità che ha il corpo di amare un altro essere umano in un'assenza, direi, della ragione, come se uno fosse in un vuoto pneumatico nel quale il corpo dell'altra persona da amare gli appare come qualcosa di assoluto, di meraviglioso. E lo trovo come tema di una grande forza, di una grande modernità. Trovo che per di più, per come è fatto lo spettacolo, al quale invito proprio proprio per come è fatto, per quello che appare, per come appaiono i personaggi nelle prime scene vestiti da animali, è molto interessante, perché sembra di stare dentro un sogno, sembra di stare dentro un fatto onirico, sembra di stare in un quadro surrealista di Salvatore Dalì. Ed Magazine si chiede sempre ai suoi interlocutori sul mondo lavorativo, che cosa potrebbero fare i giovani oggi per potersi inserire nel mondo lavorativo, soprattutto quello artistico, perché di questo che noi trattiamo, senza mai dover perdere comunque la propria fedeltà e la propria passione. Sì, è vero. Ma oggi va molto di moda dedicarsi al cinema. Io lo vedo
che in Italia, in questa totale assenza di cinematografia, poi c'è anche un film italiano che arriva a prendere un Golden Globe, però voglio dire, mi sembra quasi un caso, eccoci, è un bel film che finalmente viene riconosciuto, ma altrimenti c'è una piattezza. Però vedo che tutti i giovani si rivolgono al cinema pensando a una maggiore, che sia più facile seguire un sogno cinematografico che non un sogno teatrale o un sogno delle arti visive. Secondo la mia esperienza, invece, ci sono come delle mode. Ecco, io sto nel campo artistico dal 1970, per cui sono più di 40 anni, e ho visto piano piano che prima era il teatro, poi sono state le arti visive e adesso il cinema. In poche parole, cosa bisogna seguire? Seguire il proprio impulso e la propria passione. Certo è che oggi sul teatro o anche sul cinema o anche sulle arti visive, l'aiuto esterno, che può essere lo Stato, tutte le istituzioni culturali in una regione, i comuni, così, in un momento come questo stanziano il minimo dello stanziabile per poter sviluppare lavori in questa direzione, proprio lavori all'interno del campo artistico. Quando mi è venuto in mente di creare questo laboratorio, il Teatro Laboratorio della Toscana, è stato proprio per dare voce a tutti quei giovani che sono rimasti per tanti anni silenziosi e che volevano fare l'attore o che volevano fare i registi o che volevano fare gli scenografi e non potevano e non sapevano da che parte cominciare. Beh, mi sono detto, può essere un piccolo compito che io mi do, a un certo punto della mia vita, mi do di trasmettere quello che io faccio a un gruppo di giovani, aiutandoli a far sì che il loro sogno e la loro passione divengano realtà. Io la ringrazio, è stato un piacere parlare con lei. Ciao, grazie. Saluti. Saluti ai ragazzi di Magazine. Saluti.